Bentornati, ben ritrovati amici del Gusto Relativo, un saluto da Tiziano, poche chiacchiere oggi, poche parole, non per il vino perché il vino ha tanto da dire, proprio per questo voglio dedicare molto della video degustazione al vino. Bene, che cosa andiamo a degustare oggi? Un prodotto, uno di quei prodotti rari, prodotti che se ne bevono davvero pochi, in giro per le degustazioni di vario tipo, perché questo qui è un metodo classico trasformato con un vitigno particolare, un vitigno che peraltro abbiamo già conosciuto noi del Gusto Relativo, che è il Wildbache. Ricordiamo che è un vitigno originario dell'Austria, e questa trasformazione qui che abbiamo di fronte, questo metodo classico qui, è di produzione di Colsandago barra Case Bianchi, come abbiamo ormai imparato in questo periodo, dato che abbiamo degustato un sacco di vini di Colsandago barra Case Bianche. Wildbache che avevamo precedentemente assaggiato, degustato sempre di Colsandago Case Bianche. Quindi andiamo a degustare questo metodo classico, questo particolare metodo classico che ha delle sfaccettature molto interessanti. Descriviamo il vino. È un vino spumante di qualità, tipologia Brut, metodo classico, quindi seconda rifermentazione in bottiglia, Wildbache di impurezza, residuo zuccherino ci dice il produttore 3,45 grammi litro, prodotto dall'azienda Colsandago barra, come avevamo già detto, Case Bianche. Bene, nel frattempo io verso il vino, spero di avervi detto tutto in merito, diciamo, alle informazioni tecniche del vino. Eccolo qui, 2011, il produttore riporta l'anno. Il fatto che riporti l'anno, diciamo, non sappiamo se è una cuvée di annate diverse o di un solo anno, crediamo che sia di un solo anno, non c'è scritto millesimato, non c'è scritto nulla, perlomeno in bottiglia io non lo leggo, quindi pensiamo e riteniamo che sia una cuvée di una sola annata. Comunque, andiamo a presentare il vino, andiamolo a degustare, iniziando proprio dal colore. Possiamo subito vedere un colore abbastanza intenso, la cui tonalità, la cui caratteristica cromatica tende al giallo paglierino dorato. Diciamo, è definirlo giallo paglierino riduttivo, definirlo dorato è un po' troppo, quindi siamo tra il giallo paglierino e il dorato. È un vino sicuramente, come dicevo, dalla intensità cromatica intensa, la limpidezza per gli spumanti, come si suol dire, brillante, molto trasparente, qui c'è poco da dire. Quello che però ci interessa dal punto di vista, diciamo, dell'analisi visiva è il perlage, cioè la bollicina. Perché? Perché poi, quando lo andremo a bere, scopriremo che in realtà la bollicina c'è, si sente in bocca, però guardando il vino, osservando il perlage, quindi sia la grana che la persistenza del perlage, possiamo notare come sia quasi assente. Il perlage qui è, chiaramente mi rendo conto che dalla telecamera si veda poco, ma il perlage qui, ve lo posso garantire, la persistenza è quasi assenza. La grana, la persistenza è quasi assente. La grana viene da sé che, essendo praticamente assente il perlage, definire la grana del perlage è un'impresa. Ora, se proprio volessimo, ecco, dire qualcosa sul perlage, potrei dire che è molto molto fine il perlage, la grana del perlage, e la persistenza, come si diceva, è tra il poco persistente ma piuttosto, devo dire, evanescente. Bene, questa era la prima caratteristica interessante del vino, scopriamolo al naso. Allora, al naso è un vino intenso, schietto e sicuramente fine. Quindi siamo in presenza di un vino che presenta i propri profumi, li presenta in maniera consistente ed intensa e con eleganza e precisione, quindi schiettezza e finezza. Quali sono
le famiglie che possiamo trovare all'interno del nostro bicchiere, quindi scoprendo questo vino qui, questo metodo classico. Ma innanzitutto troviamo, direi, un sacco di famiglie, perché è molto interessante il fatto che, pur essendo preciso, si riesce a distinguere le famiglie in maniera abbastanza rapida, ecco così. Innanzitutto troviamo un fruttato, frutti bianchi, polposi, direi frutti a polpa bianca quasi cotti, una mela cotogna, una pera cotta. Sicuramente c'è un erbaceo interessante e una parte minerale molto molto interessante. Come, diciamo, prima analisi, andando un po' più a fondo, ecco, andando un po' più a fondo se ne scoprono altre tre. Si scopre il boisé, sicuramente qui c'è una leggerissima velatura boisé. Poi si può scoprire sicuramente un accenno a qualche fiore bianco, quindi la famiglia dei fiori, qualche fiore bianco, e devo dire una punta di anice. Quindi, parlando di anice, direi ci troviamo all'interno del mondo della speziatura, della famiglia della speziatura. Ora, il vino abbiamo già detto tanto, basterebbe questo. Vediamo se ci scopriamo altro, ma io direi anche di no. Quindi, tutto questo ci mette di fronte ad un vino, direi, complesso. Un vino che è elegante e complesso. Le due analisi ci hanno portato, diciamo, hanno mostrato questo vino, la sua interezza, come un vino per il momento elegante e complesso. Andiamo a sentire in bocca l'effetto che fa, ecco. Molto interessante. Interessante in bocca perché innanzitutto si ripropongono tutte quelle famiglie di cui avevamo parlato prima, si ripropone la mela. Qui però in bocca la parte acida, essendo un po' presente, manifestandosi in maniera più predominante, direi, si fa sentire più la parte fruttata, fresca, quindi ricorda piuttosto una mela in bocca, una frutta cruda, ecco, piuttosto che cotta, come avevamo sentito al naso. Quello che possiamo dire è che è un vino sicuramente fresco, è un vino tra il caldo e il leggero come alcolicità, è un vino, diciamo, ovviamente, scusate, dai tannini assenti, è un vino la cui sapidità può essere definita, la cui parte sapida può essere definita come leggermente sapido, perché la mineralità di questo vino è la parte interessante che lo rende sapido, ma non così tanto da definirlo sapido, quindi direi leggermente sapido. È un vino di corpo ed è un vino anche, ecco, altra particolarità che non sempre si trova tra gli spumanti, che o in generale che siano champenoise o charmat, che ha una morbidezza rotonda. Ecco, il fatto di avere, ecco, una cosa che dovevo dirvi della bollicina, ve lo volevo dire perché se n'era parlato nell'analisi, lo avevo detto nell'analisi visiva, la bollicina in bocca si sente, nonostante all'analisi visiva ci aveva messo di fronte ad un vino particolarmente scarico dal punto di evanescente dal punto di vista del perlage, invece in bocca si sente, è molto persistente la bollicina, persistente, ecco, non molto persistente. E dicevo, peraltro, per l'appunto, la sua morbidezza non è proprio caratteristica degli spumanti in generale, ma ha una rotonda morbidezza. Ecco, questo è un vino, innanzitutto, come sempre, in collaborazione con Vino 75, lo potete trovare su Vino 75. Gli abbinamenti, che cosa ci possiamo abbinare con questo vino qui? Beh, è un vino, direi,
non è un vino, uno spumante sempliciotto, ecco, una di quelle bollicine da abbinare un po' con tutto. È un vino che secondo il mio parere andrebbe abbinato con piatti e anche elaborati, con piatti diciamo che generalmente si abbinano le bollicine, ma che siano particolarmente elaborati e anche particolarmente, ecco, saporiti, perché questo vino è elegante, persistente, saporito e complesso. Quindi io devo dire complimenti sicuramente a Colsandago, perché il metodo classico Will Butcher tipologia Brut 2011 è veramente un ottimo vino. Con questo io ho concluso. Viva il vino! Un saluto da Tiziano.